Benvenuti, benvenuti e bentornati di nuovo qua sul mio canale Lo Stampo. 1899. Parliamo un po' del Milan, ovviamente, come sempre, giustamente. AC Milan, Lo Stampo, direttamente sulla stampato sulla maglietta dei nostri ragazzi. Allora, si sente un vociferare pazzesco, incredibile, un sacco di puttanate come se non ci fosse un domani. Ultimamente se ne sentono di cotte e di crude. Si sente da addirittura, certi hanno avuto il coraggio di dire che potrebbe esserci un ripensamento del Milan per prendere o Guardiola o Capello quest'anno direttamente, cioè, ma robe veramente dell'altro mondo. D'altra parte Guardiola è il pupillo di Arnaud, quindi. Prima il pupillo era Ragnik, adesso è Guardiola, quindi vabbè, ognuno ha un po' le sue fregne. La verità è una sola, che sono tutte delle grandissime stronzate, delle grandissime minchiate. E Pioli ha firmato per 2 anni, quindi per 2 anni siamo in mano a Padre Pioli. Detto proprio così, sinceramente, sono tutte stronzate quelle che vengono dette su qualsiasi tipo di, diciamo, di canale YouTube che racconti queste cose, piuttosto che siti internet, eccetera eccetera eccetera. Non sono fonti assolutamente affidabili. La verità è che la fortuna nostra, la fortuna del Milan, la fortuna dei colori che noi vestiamo è di avere l'allenatore giusto nel momento giusto. Abbiamo una squadra giusta per l'allenatore giusto, quindi in questo momento ci sono tante sincronie che si vanno a baciare, a limonare duro, pesantissimo, e quindi dobbiamo approfittare di questo momento, di questa sinergia, di questa sincronia che fortunatamente si è andata a relegare negli ultimi mesi, diciamo l'ultimo mese e mezzo, che l'ultimo mese e mezzo è come se fossero passati 4 mesi sostanzialmente. Sono giocate 11-12 partite, generalmente le si giocano tutte quante in 3-4 mesi, quindi. E siamo riusciti a trovare una sincronia sia a livello di squadra, sia a livello di allenatore, sia a livello anche di società, sembrerebbe, ma perché tutto è partito da un'unica radice, da un'unica radice. La verità è questa. La verità è il prestanome. Io adesso parlerò in codice, però è stato il prestanome a far fiorire, diciamo, la pianta. E quando io vado a dire che l'anno prossimo potremo vedere una seconda Atalanta, io non parlo così a caso, non parlo così a caso. Non parlo così a caso, perché vedere una squadra che dopo 90 minuti ha ancora nelle gambe svariati minuti di gioco, che secondo me un'altra ventina di minuti di gioco li avrebbero ancora tutti quanti, quasi tutti i giocatori, questo è sintomo di avere una preparazione atletica impressionante, impressionante. Quindi mentalmente, fisicamente al top, senza avere, diciamo, nessun tipo di problema fisico. Sì, qualche giocatore
avuto qualche problemino, però nella media fisicamente una squadra pronta fisicamente eravamo a posto all'80%, 85%, cioè giocatori che l'acido lattico praticamente nei 90 minuti non ne avevano assolutamente, quindi vuol dire che comunque sia anche un discorso di alimentazione, di preparazione mentale, psicologica e anche a livello ovviamente alimentare, tutto quanto, subentrano tante cose, quindi quando va la testa ovviamente va anche il discorso del fisico, chiaramente. In più ovviamente tutto ciò che ovviamente si andava a sincronizzare con questo momento positivo, ecco che praticamente sono venute fuori queste 11 partite senza aver neanche una sconfitta, quindi a differenza della nostra amata, io odio Bergamo e odio l'Atalanta, quindi però l'Atalanta l'ultima partita, cari miei atalantini, ti ha dato due sifulate, quindi d'altra parte, quando certi mi dicono che non devo dire cazzate sull'Atalanta, non le dico, voi avete perso, noi non abbiamo perso neanche una, amici miei, amici, si fa per dire, i dati di fatto sono quelli, punto. La Juve è tornata dal lockdown maniera proprio disastrosa a mio avviso, l'Inter pieno di polemiche, Conte e anche l'altro personaggio Sarri è proprio una persona che di un'arroganza, di una maleducazione che proprio secondo me è al top, è l'allenatore numero uno per maleducazione in assoluto, proprio un cafone nel vero senso della parola, perché è vero che certe volte i giornalisti rompono le palle, fanno domande e tentano, ma lo fanno con chi sanno che ovviamente ci casca, quindi se sei un cafone ovviamente io lo so, io sono giornalista, tento lo scoop e tento di ovviamente istigarti per farti straparlare e far l'articolo che ovviamente poi mi viene pagato anche come si deve, perché con Padre Pio lì ovviamente i giornalisti non l'attaccano in quella maniera, perché sanno che comunque sia, sembra quasi proprio Padre Pio lì, tirami uno schiaffo e tiramene un altro, cioè sei contento, tiramene un altro ancora, intanto io non reagisco. Ha molta, molta classe, molta eleganza, ha un modo tutto suo. E perché diceva è moscio, cioè, ma quando giocavano a San Siro che urlava, secondo me lo sentivano fino a Viale Aretusa o Rembrandt o quella zona lì, cioè tirava giù degli urli e tutti lo ascoltavano, e come se l'ascoltavano. Teo quando andava troppo avanti che gli urlava tornava indietro, zitto, muto, immobile e indietro, e non fiattava. E poi se vai d'accordo con Ibrahimovic vuol dire che sei a posto, quindi detto questo vediamo un po' come va a finire. Per quanto riguarda la Champions, io vedo una Juve e un Inter messi veramente molto male, non mi sono due squadre che veramente le vedo abbastanza rovinate. Vediamo se magari, essendo ovviamente le partite più a lunga scadenza dei due giorni classici del campionato, magari hanno più tempo per rifiatare. E niente ragazzi, come sempre, ci la vediamo al prossimo video. Like a profusione elettronica, sottoscrizione come se non ci fosse un domani, come sempre al prossimo video, ciao!